scomparve in pieno inverno. I rivi erano gelati, gli aeroporti quasi deserti. La neve deformava i monumenti. Il mercurio sprofondava nella bocca del giorno morente. Sì, tutti gli strumenti affermano concordi che il giorno della sua morte fu un giorno freddo e tetro. Lontano dal suo male, i lupi correvano le foreste sempre verdi. Il fiume Campagnolo non si lasciò tentare dai moli cittadini. Lingue accorate tennero la morte del poeta lontana dalla sua poesia. Ma fu quello, per lui, l'ultimo pomeriggio che fu lui. Pomeriggio di infermiere e dicerie. Le province del suo corpo si rivoltarono. Le piazze della sua mente si fecero vuote. Silenzio invase i sobborghi. Il fluire dell'essere si spense. Egli divenne i suoi ammiratori. Ora è sparso tra 100 città e consegnato intero ad affetti inconsueti. Deve cercare la felicità in un'altra specie di bosco, essere punito secondo un ignoto codice della coscienza. Le parole d'un morto vengono modificate nelle viscere dei vivi. Ma nell'importanza nel frastuono del domani, quando gli agenti ruggiranno come belve nell'atrio della borsa e i poveri soffriranno le pene cui sono abituati da tempo e ciascuno entro la cella di se stesso sarà quasi convinto della sua libertà, alcune migliaia d'uomini penseranno a questo giorno come si pensa al giorno nel quale si è fatta una cosa un poco diversa dal solito. Sì, tutti gli strumenti affermano concordi che il giorno della sua morte fu un giorno freddo e tetro.